Buongiorno e bentornati sul mio canale. La ricetta di oggi è una ricetta molto semplice e veloce che poi potrete adattare ai vostri gusti e personalizzare con le farciture che meglio preferirete. Io in questo caso vado a preparare le mie farine che ho già qua nella ciotola e ho messo una metà di farina di riso e per l'altra metà ho invece unito farina di fagioli e farina di ceci. Chiaramente se una di queste farine non la reperite o non vi piace a livello di gusto, potrete eventualmente sostituirla con farine di vostro gradimento. Alle mie farine io andrò ad aggiungere poi gli altri ingredienti che sono pochissimi ingredienti molto semplici, acqua, olio e sale. E con questo noi otterremo una sorta di pasta matta che potremo stendere e farcire nell'immediato senza nemmeno bisogno di riposo. Per cui procediamo al nostro impasto e andiamo a preparare proprio la nostra pasta matta per poi andare a creare una semplicissima galette che oggi io farò ripiena di un formaggio morbido e delle zucchine tagliate a rondelle. Quindi in modo molto semplice sarà un piatto pronto in poco tempo e davvero molto semplice da preparare. Procediamo. Come prima cosa, le tre farine le andiamo a unire tra di loro, così semplicemente, e poi andremo semplicemente ad aggiungere gli altri ingredienti per creare il nostro impasto. Possiamo mettere già direttamente il nostro sale e qui regolatevi voi in base al vostro gusto, perché negli impasti il sale è davvero molto soggettivo, per cui in base ai vostri gusti potete anche decidere di fare un impasto completamente neutro e non mettere del sale, però un pizzico di sale secondo me ci sta proprio bene, anche proprio poco, ma ci sta. Una volta unito questo andiamo ad aggiungere l'acqua e l'olio. Con l'aiuto di un semplice cucchiaio, di una spatola, di una forchetta, quello che preferite, andiamo a creare il nostro impasto, che poi proseguiremo a preparare impastando a mano. Questo impasto è un impasto molto semplice e veloce e non ha poi bisogno nemmeno di riposo, come capita magari per una brisée piuttosto che una frolla, una sfoglia. Quindi è un impasto che si può fare anche all'ultimo minuto. Una volta incorporati un po' grossolanamente i nostri ingredienti, andiamo a proseguire con le mani e andiamo a creare un panetto. Questo impasto con l'aggiunta della farina di ceci e di fagioli è già molto aromatico di per sé, per cui volendo potete proprio lasciarlo anche così neutro, oppure potete eventualmente aromatizzarlo. Sarà un impasto morbido, come vedete, però anche facile poi da modellare. Per cui, semplicemente in pochissimi passaggi avremo il nostro impasto pronto, che poi stenderemo sulla carta forno per preparare la nostra galette. Ed ecco qua che una volta che avremo preparato il nostro impasto di base, lo andremo a mettere proprio su una carta forno e andremo semplicemente a stenderlo con l'aiuto di un mattarello e non sarà nemmeno necessario stenderlo in maniera molto regolare, perché le galette hanno proprio questa caratteristica di essere piuttosto irregolari e imprecise anche nella loro stesura. Per cui non avremo nemmeno il problema di dire che debba essere rotonda, quadrata, come preferite voi, perché poi andremo a ripiegarla su se stessa con sopra il nostro ripieno e andremo poi a infornarla. Quindi andiamo a stenderla non troppo spessa, in maniera da facilitarne poi la cottura.
Ecco, in questo caso è un semiquadrato, ma non vi preoccupate perché davvero non ha importanza. Io ho deciso di preparare questa galette con del formaggio morbido e delle zucchine, per cui una volta che io ho steso la mia pasta matta, andrò a preparare gli ingredienti per il ripieno. Vediamo come. Allora, io in questo caso ho scelto un formaggio caprino, quindi un formaggio a base di latte di capra, ma potete scegliere un formaggio morbido che può essere ad esempio una robiola, insomma, qualsiasi formaggio che voi magari preferite anche a livello proprio di gusto e di sapore. A questo andrò ad aggiungere del grana grattugiato per dare un po' di sapidità e poi andremo a stenderlo sulla nostra base della nostra galette. Con l'aiuto di una semplice forchetta vado a schiacciare il formaggio in modo da poter poi amalgamare il resto. Metto una buona e generosa manciata di grana grattugiato e vado ad amalgamare. In base anche al tipo di formaggio potete decidere eventualmente di aggiungere un goccio di olio, dipende proprio dalla consistenza del formaggio. Se volete, oltre al parmigiano o al grana grattugiato, potete aggiungere anche un pizzico di sale o delle spezie, come preferite voi. Davvero sul ripieno ci si può davvero giocare tantissimo. Io semplicemente creo questa crema di formaggio che andrò a stendere sulla base della mia galette. Io non aggiungo nulla, anche perché poi eventualmente si può mettere un pizzico di sale sopra quando mettiamo le zucchine, per esempio, però essendoci anche il formaggio grattugiato, il grana ha comunque una buona sapidità. Anche il caprino di per sé è abbastanza saporito, per cui secondo me può essere anche sufficiente così. Vado proprio a stendere il mio formaggio su tutta la base. Mi aiuto col dorso del cucchiaio in modo da fare ancora prima. E lascio chiaramente un pochino di bordo in maniera tale che poi andrò a ripiegarlo per chiudere la mia galette. Una volta che avrò steso il formaggio sulla base, andrò a prendere in questo caso una zucchina e farò delle piccolissime rondelle. Io uso questo coltello che è davvero comodissimo, l'ho preso tantissimi anni fa ed è quello che utilizzo e mi vedete ogni tanto anche nelle storie di Instagram quando affetto le mie zucchine per farle grigliate, e lo utilizzo proprio per fare questo tipo di tagli. Le potete tagliare e mettere proprio una vicino all'altra sulla base della vostra torta salata. Quindi andremo proprio a tagliarle, potete anche, per far prima, affettarle prima tutte e poi disporle sulla galette. In questo modo sarà sicuramente più veloce. Ne metterete giusto per coprire tutta la galette. Poi chiaramente se ne avanza qualcuna non è un problema. Se andate su tutti i miei short, video, storie di Instagram, le zucchine io le faccio veramente in ogni modo, per cui troverete tantissimi modi per poterle sfruttare. Quindi andate a sbirciare in tutti i miei video e troverete sicuramente un modo per utilizzare le zucchine. Ecco qua, una volta affettata quindi la mia zucchina, vado a disporre i miei dischetti sulla mia torta, sulla mia galette. Ecco, io la sto facendo in versione salata, ma volendo, è vero che magari con
la farina di fagioli e di ceci magari si sposa meglio con il salato, però sono comunque dei gusti abbastanza particolari che secondo me potrebbero tranquillamente essere adatti anche a qualche abbinamento più dolce. Andiamo a disporre anche leggermente sovrapposte le nostre zucchine, così rimarrà comunque un buon piatto ricco. Cerco di dare un po' di regolarità alla copertura, ma questo, come vi dicevo, è una cosa mia. Ecco qua. Come vedete, io praticamente ho ricoperto tutta la superficie con le mie zucchine. In questo modo avrò la mia base. Possiamo, in questo caso, come vi dicevo prima, eventualmente dare una spolverata di sale o di olio, ecco, in modo da dare comunque, o delle spezie, da dare un po' di gusto in più alla nostra ricetta. Ma la galetta è buonissima anche semplicemente in questo modo, per cui adesso andrò semplicemente a richiuderla e lo faccio proprio facendomi accompagnare dalla carta forno, perché come vi dicevo prima, la galette non ha la necessità di avere una forma regolare, è proprio la sua peculiarità, per cui la caratteristica di questa torta salata è quella di non essere regolare. Avremo quindi la nostra torta salata che si presenta in questo modo. Adesso vogliamo aggiungere un pizzico di sale, lo possiamo fare, ma proprio appena appena per dare un gusto in più, e poi eventualmente anche un filo d'olio a concludere, ma proprio per dare quel tocco in più. In questo modo potremo poi metterla sulla nostra teglia. Infornare in forno statico ventilato, come vi dico sempre, i forni sono tutti diversi, quindi dovete conoscere il vostro. Generalmente va benissimo in forno statico ventilato intorno ai 170-180 gradi e la cottura la dovrete un pochino testare proprio sul vostro forno. Ci potrà volere dai 20 minuti alla mezz'ora, dipende dalla forza del forno, da quanto spesso avete steso il vostro impasto. E quindi valutate la cottura in base proprio a quello che sarà il risultato del vostro forno. A questo punto io vado a infornare e ci vediamo con il risultato finale. Ed ecco qui la mia galette appena sfornata, ancora scotta quindi, però volevo farvela vedere. Guardate, chiaramente le zucchine rimangono abbastanza chiare, se volete potete o prolungare la cottura o eventualmente mettere qualcosa al di sopra per poterle gratinare, se voi preferite, o ancora scottarle un attimo prima se vi piacciono un pochino più cotte, però nel tempo della cottura della galette comunque avranno una consistenza e un gusto che saranno ottimi comunque. Ed ecco qua la nostra galette è veramente semplicissima, velocissima da preparare perché l'impasto è davvero molto molto rapido, non ha bisogno di riposo, quindi è veramente comodissimo da fare anche come ricetta salvacena dell'ultimo minuto. E quindi direi che con questo ho detto tutto. Non mi resta che lasciare intiepidire questa buonissima galette e poi gustarmela. E a questo punto, come sempre, vi invito a attivare la campanella se non lo avete ancora fatto, in maniera tale da non perdere nessuna di queste mie ricette, nessuno dei miei tutorial e naturalmente se avete voglia venitemi a trovare anche sui miei profili Instagram e Facebook, Monica Senza Glutine, dove condivido un po' del mio quotidiano oltre a queste meravigliose ricette che trovate sul canale. E con la mia galette alle zucchine non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata e rimandarvi alla prossima ricetta. A presto!